Mi chiamo Roberto Ballarini, sono un antiquario da tanti anni e sono specialista di arte tribale africana. In occasione dell'evento di Brera, che ci è sembrato un'ottima idea, abbiamo partecipato con entusiasmo fin dall'inizio, perché da un anno esponiamo anche opere iperrealiste di animali della savana africana. E opere realizzate da Elena Ballarini, che è mia figlia. Quindi la galleria è da un anno che l'abbiamo riorganizzata e ristrutturata per poter ospitare anche opere di mia figlia, che devo dire hanno avuto anche un riscontro ottimo nel pubblico milanese e anche straniero. L'iniziativa di questo evento di Brera segue quello che ormai è stato consolidato del fuorisalone del mobile in aprile, che ha avuto un successo enorme di gallerie e negozi che hanno partecipato, e quindi l'augurio è che possa diventare una mostra con cadenza annuale e possa essere sempre più apprezzata dal pubblico. Il riscontro lo vedremo nei prossimi giorni. Noi ci siamo impegnati per organizzare due eventi. Uno è questa mostra di arte di pittura naturalista, che si chiama Natural Instinct, e la seconda esposizione si riferisce a opere che io tratto abitualmente, una mostra sulle maschere del Gabon, di un gruppo etnico particolare, difficile anche da trovare. È un evento che abbiamo proposto a 1500 dei nostri clienti abituali. Diciamo, noi saremo presenti a partire da questa sera anche con la giovane pittrice che presenterà le sue opere, e attendiamo, diciamo, il riscontro, che sicuramente non mancherà, perché abbiamo visto che l'organizzazione, diciamo, è stata fatta nel migliore dei modi possibile. Certo, è un evento che si presenta per la prima volta, quindi potrebbe anche subire delle messe a punto, ma questo lo vedremo nel futuro. L'importante è creare qualche cosa in un momento difficile per l'economia e soprattutto anche per la parte delle gallerie d'arte, che sono, come si sa, sono state massacrate dagli ultimi avvenimenti su problematiche fiscali.